Il libro Padre Mario Venturini, un apostolo del sacerdozio di Costantino Caminada, ci parla della prima ispirazione del fondatore il 7 marzo 1912. Gesù vegliava sul suo sacerdote. Il 7 marzo 1912 Don Mario si trovava a letto influenzato. Nel raccoglimento della cameretta pregava e meditava. Sulla parete sinistra pendeva un grande quadro di Gesù agonizzante. Era un caro ricordo della prima messa, dono di papà Domenico. Aveva osservato molte volte il quadro, ma nulla di straordinario gli aveva suscitato in cuore. Quella mattina, invece, era il primo giovedì del mese. Si sentiva stranamente attratto a contemplarlo. Cominciò a meditare la passione di Gesù. La contemplazione del Getsemani lo sconvolse. Lo fece piangere da quella intensa commozione e quelle lacrime sgorgarono propositi nuovi e nacque un'ispirazione. Il 12 marzo, appena poté prostrarsi davanti al tabernacolo, prese un foglietto e vi tracciò in alcune righe i sentimenti provati il giorno 7. Segnò l'ispirazione avuta, fissò il proposito che, come in germe, conteneva la futura opera sacerdotale. Mi piaceva leggervi questo tratto della biografia del nostro fondatore, padre Mario Venturini, proprio perché in questa biografia si coglie il senso di quella ispirazione. Padre Mario Venturini, nella sua cameretta, è un momento di prova e davanti a quel quadro che aveva ricevuto in dono, appunto, riflette, medita, prega.